Una folla di fedeli si è ritrovata subito dopo la celebrazione della Santa Messa nel cortile del convento dei Cappuccini di San Michele per assistere alla processione del simulacro del patrono della città, che così come ogni anno, dopo un breve periodo di permanenza al monastero, ha fatto ritorno in cattedrale. Il simulacro infatti è stato portato lo scorso 8 maggio dalla cattedrale alla chiesa dei Frati Cappuccini, luogo in cui avvenne l'apparizione del santo. La leggenda vuole che San Michele apparve nel 1625 a Fra Francesco Giarratana, annunziando che avrebbe protetto la città dalla peste, così come di fatto fece, fulminando uno degli appestati nell'atto di entrare nelle mura della città. È grande gioia questo, che il simulacro di San Michele venga qui nella sua casa, possiamo chiamarla, perché l'apparizione l'ha fatta qui. Il prodigio, la salvezza per la città di Caltanissetta è avvenuto proprio in questo luogo. E tutto Caltanissetta vive questo momento di grazia, questo momento di ricordo, ed è sempre disponibile la città di Caltanissetta a rivolgersi a questo grande arcangelo per chiedere il suo intervento anche oggi. Ad accompagnare il santo portato a spalla e a piedi scalzi, i devoti portatori di San Michele, il corpo bandistico Salvatore Abbicocco e le voci dei devoti, Vivo Principe San Michele Arcangelo, un momento di grande devozione molto sentito dai nisseni. Io dall'82 che porto San Michele e dal 91 che faccio il presidente. È una devozione a vita che faccio io. La devozione nasce in quell'anno in cui San Michele, unico anno che San Michele uscì con il carro. Per me è stato così umiliante, una cosa atroce. Allora ho deciso, dall'anno prossimo abbiamo raccolto le firme, sono stato uno dei ferventi, abbiamo iniziato a formarci in una piccola comunità, poi siamo cresciuti e ci siamo formati in associazione. E da quell'anno, con la grazia di San Michele, sono con tanto orgoglio e con tanto onore devoto portatore di San Michele. La devozione è nata alla nascita di mia figlia. Ho fatto una promessa che se tutto andava bene durante il parto, mia moglie bene, la bimba bene, ho fatto questa promessa e quindi dopo 10 giorni mi sono recato anche io da San Michele. Da allora l'unico che mi può separare da lui è la morte. A guidare i fedeli in processione sino all'arrivo in cattedrale, Monsignor Gaetano Canalella. Questo è il sentimento del popolo nisseno che gioisce innanzitutto a vedere San Michele che transita per le vie della nostra città, che rientra anche in cattedrale, nel suo sito, dove la gente viene continuamente per pregarlo, venerarlo, salutarlo. Molti dicono veniamo a salutare San Michele come se fosse uno di famiglia. E quindi questo rientro in cattedrale è motivo di gioia.